L'ordinazione al centro Risparmio Francesconi a Camaiore nella nottata tra domenica e lunedì, quando dopo aver forzato la porta d'ingresso sono entrate due persone almeno viste fuggire poi dal titolare intorno alle 3:30 che hanno messo a segno il colpo, nonostante l'entrata in funzione del sistema di allarme che comunque li ha costretti alla fuga. Hanno infilato qualcosa di ferro qui dentro, no? E hanno allargato. È stato portato via anche il registratore di casa che conteneva circa 600-700 euro e una trentina tra tablet e telefonini cellulari per un importo che si aggira intorno ai 20.000 euro. Va poi aggiunto anche il danno materiale fatto alla struttura del centro risparmio commerciale. L'inventario è stato solo effettuato nel tardo pomeriggio di lunedì da parte del titolare Vincenzo Francesconi. No, tutto no, quello però... che hanno fatto in un minuto e mezzo, due massimo, e telefonia, tablet, quelle cose che costano dei soldi, è facile venderle. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri, ma dei ladri non c'è stata nessuna traccia, sono in corso quindi indagini.